dicono, assolutamente la partita più importante, già andremo a giocare contro l'Iran. Credo che siamo pronti, abbiamo dimostrato con la testa, con il cuore, con il fisico, con la mente, con il gioco che ci siamo, e andremo a combattere contro l'Iran per cercare di andare in semifinale. L'Iran già incontrato quest'anno, una vittoria abbastanza facile a casa loro. Sì, ma sarà completamente un'altra partita, l'ambiente è diverso, le Olimpiadi creano sempre un po' di pathos da questo punto di vista, non può essere altrimenti un quarto di finale olimpico, e quindi sarà 0-0 palla al centro e chi dà più schiaffi vince. L'Italia avrà di più da perdere rispetto all'Iran, tu come te la vedi? Ma sinceramente non ci dobbiamo pensare, non ci dobbiamo assolutamente pensare, loro sono alle Olimpiadi, si sono qualificati a queste Olimpiadi dopo 50 e passa anni, sicuramente saranno carichi, saranno motivati. Però dall'altra parte noi sappiamo il nostro valore, sappiamo quello che abbiamo fatto, fa parte del passato, però le partite che abbiamo vinto fanno parte del passato, dicevo, ma ci hanno lasciato, ci lasciano molta fiducia in noi stessi, quindi noi siamo consapevoli della nostra forza e cercheremo di mettercela tutta per vincere. Che differenza c'è rispetto a 4 anni fa? Oddio, 4 anni fa siamo arrivati quarti con l'acqua alla gola, tutto o niente contro gli Stati Uniti, che erano un po' nella nostra situazione di adesso, cioè avevano ammazzato tutti ed erano carichissimi, non avevano perso una, noi adesso siamo a questione ribaltate, però credo che è molto diverso, perché la consapevolezza è una bella cosa, la consapevolezza di saper giocare a pallavolo a questi livelli è una bella cosa. La situazione dei centrali vi preoccupa oppure diciamo che... Beh, oggi innanzitutto sono contento per il fatto che Bira abbia riposato, abbia dato riposo a questa caviglia che si è girata 5 giorni fa, ha fatto un partitone contro il Brasile imbottito di antidolorifici, quindi era giusto così. E per il resto Matteo Piano non so se recupererà, non sembra così grave il suo problema, però... andiamo avanti, siamo una squadra, giochiamo tutti, andiamo fino in fondo a quelli che siamo. Grazie.